Apkallu, leggende mesopotamiche e non, riguardanti per esempio esseri per metà pesce e per metà uomini, a volte descritti per l'appunto come animali senzienti chiamati Apkallu. Di questi esseri parlano diversi antichi cronisti come Beroseo Caldeo, sacerdote babilonese del dio Baal Marduk, vissuto intorno al III secolo a.C., che aveva accesso a incisioni cuneiformi risalenti a migliaia d'anni prima e, proprio in alcune di esse, trovò notizie di un animale dotato di intelletto chiamato Oannes. Il suo corpo era come quello di un pesce, ma, essendo un anfibio, nascondeva sotto la testa di pesce un'altra umana e sotto la coda dei piedi. Anche la sua voce ed il linguaggio che usava erano articolati ed umani. Secondo la leggenda, Oannes giunse dal cielo dentro un uovo e parlava con l'uomo durante il giorno ed erudiva gli uomini sulle lettere, le scienze ed ogni genere di arte. Aveva insegnato loro a costruire case, a fondare i templi, a compilare le leggi, a conoscere i principi delle cognizioni geometriche. In altre parole, lo ha civilizzato. Anche Abideno, discepolo di Aristotele, III secolo a.C., parlando dei re sumeri, menziona questi esseri usciti dal mare. Apollodoro di Atene, erudito ateniese, II secolo a.C., riferisce di diverse manifestazioni di questi esseri visti uscire dalle acque del Golfo Persico e ci racconta: sotto il regno di Amennon, il Caldeo, apparve in Musarus Oannes l'Annedocus, che significa l'abominevole Oannes il repellente. Sotto il regno di Eudorescus apparve invece un personaggio di nome Odacon. Si possono tracciare analogie con altre tradizioni che descrivono personaggi dalle caratteristiche molto simili agli Apakallu. In America i Maya adoravano un essere anfibio che chiamavano Huahanna, la cui traduzione è colui che risiede nell'acqua. A Rodi troviamo i Teichini, divinità anfibie dotate di poteri magici. La tribù Dogon del Mali adorava il Nommo, un essere superiore dal corpo di pesce, propiziatore di tutta la loro cultura, che tornò tra le nuvole all'interno di un uovo rovente, eccetera, eccetera. Bene, per il momento dobbiamo lasciarci. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia un like o condividilo con i tuoi amici. Ti saluto e al prossimo video con Arte Aliena e il movimento artistico I Reminiscenti.